Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buonasera a tutti da Mimmo Siena, bentornati per il nostro consueto appuntamento con il nostro TG Mondiale. La Francia non convince sul piano del gioco e della qualità, ma con i realizzatori di classe riesce ad approdare ai quarti di finale. È stato questo l'esito della gara di oggi pomeriggio a Brasilia contro la Nigeria. Successo trasalpino degli uomini di Didier Deschamps con il punteggio di 2-0, grazie alle reti segnate nel secondo tempo al 34esimo da Pogba e nel finale al 92esimo con Yobo. La Nigeria ha avuto l'accortezza di avere due tre palle gol tra primo e secondo tempo, ma senza incidere più di tanto, e comunque va dato merito ai nigeriani di averli provato. Adesso si spera che le emozioni più interessanti arrivino dall'altra partita in programma tra poco meno di un'ora tra Germania e la sorprendente Algeria a Porto Alegre. Il CT tedesco Löw invita ovviamente a non sottovalutare l'avversario, e neanche l'Algeria vuole cercare di vendicarsi dopo il biscotto dell'82, quando Germania ed Austria in una partita decisiva per il passaggio alla prima fase estromisero proprio la formazione algerina che aveva vinto la propria partita. Occupiamoci adesso del futuro della nazionale italiana di calcio. Nulla di fatto oggi a Roma al vertice della FIGC, che doveva decidere sulla situazione in merito al nuovo CT azzurro ed anche della presa d'atto delle dimissioni irrevocabili del presidente federale. Avete, nonostante nei giorni scorsi c'erano stati tentativi di pressione da parte di molti esponenti federali per indurre Abete a ritirare le sue dimissioni, ma ovviamente il presidente, anzi l'ex presidente federale, ha mantenuto tale quella promessa. Al momento l'accreditato è Carlo Tavecchio, presidente della Lega Dilettanti, che riunirà nei prossimi giorni il comitato direttivo, e ha anche specificato e detto chiaramente che ci vuole il consenso di tutti, non è necessario, e bisogna avere anche delle condivisioni. C'è stato spazio oggi anche per una polemica a distanza tra lo stesso Tavecchio e Barbara Berlusconi, amministratrice delegata del Milan, il quale ha detto che servirebbe alla Federazione Italiana Gioco Calcio un quarantenne. Immediata la replica dello stesso Tavecchio in un'intervista televisiva, che ha sostanzialmente detto il presidente federale lo decidono i delegati. Adesso occupiamoci anche delle altre due partite che chiuderanno domani il quadro degli ottavi di finale di Brasile 2014. Alle 18 l'Argentina affronterà a San Paolo la sorprendente Svizzera, che sino adesso ha avuto un cammino molto bello, così come anche il Belgio, che a Salvador de Bahia alle ore 22 affronterà gli Stati Uniti. Dunque avversari da non sottovalutare. Gli vertici affronteranno l'Argentina di Leo Messi, che continua a non convincere sul piano del gioco, così come il Brasile, e il Belgio avrà di fronte gli Stati Uniti dell'ex CD tedesco Klinsmann. Bene, gentili ascoltatori, è tutto per quanto concerne questa edizione del nostro TG Mondiale. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi ricordiamo i nostri prossimi appuntamenti, come sempre, domani alle 12.30 con Radio Sport Brasile 2014 e poi alle 21 con il nostro TG dei Mondiali di Calcio. Buona serata e a domani.